Guardi, io credo che si debba smettere di raccontare bugie e balle ai cittadini italiani. Innanzitutto è vero, sono morte 700 persone. Io mi chiedo che cosa sia cambiato rispetto al 3 ottobre. Guardi, io credo che si debba smettere di raccontare bugie e balle ai cittadini italiani. Innanzitutto è vero, sono morte 700 persone. Io mi chiedo che cosa sia cambiato rispetto al 3 ottobre del 2013, quando davanti a Lampedusa morirono 366 persone. Non è cambiato assolutamente nulla. L'unico dato certo è il fallimento totale delle politiche di accoglienza, delle politiche buoniste, delle politiche delle porte aperte da parte dei governi di sinistra, prima il governo Letta, poi il governo Renzi, dell'indifferenza patetica dell'Unione Europea e della totale indifferenza nella gestione di questo flusso di immigrati e di clandestini da parte della comunità internazionale. Non è vero, smettiamola, smettetela di dire che coloro i quali scappano dalla Libia sono tutti profughi e richiedenti asilo. Non è vero, ma non perché lo dice la Lega razzista, la Lega cattiva, non perché lo dice Matteo Salvini, lo sciacallo, come è stato definito ieri, come se il problema ieri del paese fossero le dichiarazioni di Matteo Salvini, che sono le dichiarazioni che coerentemente stiamo sostenendo ormai da 2 anni, ma sono i dati del Viminale, i dati che ci dà il ministro Alfano, il ministro di cui io mi vergogno. Io mi vergogno che il nostro paese abbia un ministro incapace e inadeguato come il ministro Alfano. I numeri del ministro Alfano dicono che coloro i quali vengono accolti sul nostro paese e coloro i quali fanno la domanda di protezione internazionale per la richiesta d'asilo sono meno del 10%. Andate a guardarvi i dati di gennaio. A gennaio si dice che le domande d'asilo sono state 5.400, ne sono state esaminate 2.500, di quelle 2.500 le domande d'asilo accolte sono il 6%, il 20% sono le domande di protezione sussidiaria e abbiamo circa il 50% di dinieghi, cioè domande presentate che vengono rigettate perché coloro i quali hanno presentato la domanda non sono richiedenti asilo. Quindi smettiamo di raccontare bugie. Dico solo e concludo che se avessimo ascoltato un po' di più le proposte della Lega e se avessimo ascoltato un po' di più le proposte di Matteo Salvini, ad esempio sul blocco navale, di cui oggi tutti, tranne il Presidente Renzi, si dicono condividerne la necessità e l'opportunità, oggi non saremmo qui a dover piangere altri 700 morti nel Mediterraneo. Vogliamo impedire che ci siano i morti nel Mediterraneo. Va fatta una cosa, subito e immediatamente. Bisogna bloccare le partenze. Più navi partono, più morti nel Mediterraneo avremo. È possibile farlo, la Lega l'ha proposto. In maniera estremamente coerente con quello che stiamo dicendo ormai da anni, è una soluzione assolutamente praticabile. Se addirittura Pier Ferdinando Casini non mi pare che sia leghista, non mi pare che abbia la tessera della Lega, Casini ieri sosteneva la necessità del blocco navale. Bernardino Leon, inviato dell'ONU in Libia, ex segretario generale del premier spagnolo Zapatero, non mi sembra che Bernardino Leon possa essere additato di essere leghista o di avere la tessera della Lega. Addirittura un mese fa sul Corriere della Sera Bernardino Leon disse: l'unica soluzione praticabile in questo momento, col combinato disposto delle politiche del governo italiano, dell'Unione Europea, sotto l'egida dell'ONU e della NATO, è quello di praticare immediatamente un blocco navale davanti alle coste libiche o nelle acque internazionali, che si traduce in che cosa? Nel blocco delle partenze. La soluzione non è moltiplicare le navi nel Mediterraneo. Più navi mettiamo nel Mediterraneo, più diventano un incentivo per le partenze. Qua sta il fallimento, prima di Mare Nostrum, poi di Tritono o di Triton, poi di Mare Sicuro. E se qualcuno pensa che la risposta sia corridoi umanitari da un lato, più permessi di soggiorno dall'altro lato, più stanziamenti di risorse per Triton, noi continueremo da qui al futuro a piangere morti nel Mediterraneo. Noi lo vogliamo impedire. Nessuno pensi e nessuno si azzardi a dire che la Lega gode per le morti nel Mediterraneo. Io questo non lo accetto. Noi non vogliamo morti nel Mediterraneo, vogliamo risolvere il problema e se avessimo ascoltato un po' di più quel razzista di Salvini o quella Lega razzista, probabilmente oggi queste 700 morti non le piangeremmo.